Benvenuti nel canale dei viaggiatori emozionali. In questo video vedremo i capolavori in miniatura di un muratore in pensione. L'abitazione nella cultura contadina e nella sacralità, dalla casa di Sant'Ignazio al Pinnetto o Pinnazzu, antica costruzione tipica della Sardegna che costituiva l'abitazione del pastore. Ma facciamo parlare le immagini e le realizzazioni di signor Gianni, un artista laconese che ha saputo valorizzare i suoi talenti, le sue doti e le sue conoscenze nel campo della bioedilizia legata alle tradizioni contadine, alle conoscenze antiche, al saper fare, ai materiali ecocompatibili nel rispetto della natura e dell'ecologia profonda. Dalle tradizioni agropastorali è possibile ispirarsi per attingere elementi utili per la costruzione di case ecosostenibili. Un breve riassunto delle abitazioni miniature in ordine di apparizione nel video. Un'abitazione in stile baita, in fase di conclusione, realizzata nell'anno in corso, quindi nell'anno 2022. Casa di Sant'Ignazio, realizzata nell'anno 2012. Due antiche abitazioni in stile contadino-pastorale, realizzate rispettivamente nel 2005 e nel 2010, e antico caseificio. Pinnetto Pinnazzu, antica abitazione del pastore, realizzato nel 2018 con tetto in paglia e pinnetto con tetto in cisto. Casa con mulino, fontana di pietra naturale e una tipica doccia all'aperto di Villa Sarda al Mare degli anni 60, realizzata in pietre colorate locali. Ricordate di mettere un like e di iscrivervi per sostenere argomenti come questi e ulteriori approfondimenti. Un vostro commento è come sempre utile e gradito. Per informazioni e approfondimenti sugli argomenti trattati, prendere contatti tramite l'indirizzo email riportato in descrizione. Un caro saluto, viaggiatore e viaggiatrice immaginale. Thank you.